400 iscritti al via con 31 donne protagoniste, 80 km da Marsciana alla cima del Monte Peglia e ritorno, tre prove speciali e cronometrate per eleggere il vincitore. Ci sono 1400 metri di dislivello senza respiro. Per chi vuole faticare meno c'è uno sconto di appena 7 km con il dislivello che scende a 1240 metri. Sono i numeri del medio fondo MPM Marsciano Peglia Marsciano organizzata dalla LSB Cycling Equipe di Emanuele Marianeschi che parte dal parco di Ammeto per risalire il Peglia. Una gara pane e salita sotto l'egida dell'AIKS Cultura e Sport. Un grande appuntamento alla sua seconda edizione che fa parte del circuito Terre d'Etruria con una cicloturistica aperta a tutti i tesserati di enti e federazioni che aggiunge il pepe alla manifestazione inserendo tre tratti cronometrati in salita che fanno la differenza e che coinvolgono, stimolano, invogliano a misurarsi con quello che è il cronometro. La tappa del circuito Terre d'Etruria a Marsciano la vince il team Matè con la seconda piazza che va alla Grifo Bike Perugia e con il terzo posto condiviso dai toscani del team Cavallino e l'Unione Ciclistica Petrignano. Uno sguardo anche alle classifiche della somma dei tre tratti cronometrati, Doglio, Prodo e Rote Castello, con il miglior tempo staccato da Giacomo Rossetti, Master 5 della cicloturistica Perugia, che fa meglio di Enrico Bianchi, Master 3 della MC2 Bike, e Gianluca Mencarelli, Elite Master Sport dell'Esercito SME Ciclismo. Quarto chiude Simone Batini, Master 4 della Renzino Bike Fogliano, davanti all'olandese Justin Plissier, Master 1 della RTV de Bonnestick. Nella categoria donne la vittoria va a Giulia Barabani, che divide la corsa podistica con le bici della Sisi FC, davanti a Paola Garinei della Passepartout Team e Barbara Mingazzini della Cavallino Dilettanti. Quarto posto per Caris Cosentino della Forno Pioppi Fortebraccio davanti a Maria Rita Vagnoli del Pedale Spellano. Una gran bella gara fatta di salita, come abbiamo detto, con due punti di ristoro per aiutare la partecipazione e soprattutto per dare possibilità di rinfrescarsi e recuperare energie in una giornata che comunque era caratterizzata dal caldo afoso, nonostante che lassù in cima al Monte Peglia la temperatura fosse notevolmente più bassa. Una manifestazione al suo secondo anno con Emanuele Marianeschi che ce la mette tutta per organizzare nel migliore dei modi la manifestazione, una manifestazione che è cresciuta e che diventa importante con la volontà e con lo spirito di tornare a ripeterla, anche perché il Monte Peglia, salendo da Marsciano, si offre per la sua notevole quantità di percorsi, di strade, di tratti in salita che sono davvero importanti. E poi c'è la scelta dell'asfalto, un asfalto comunque adatto per essere percorso dalle bici senza trovare buche, senza trovare dissesti della strada e dell'asfalto. Alcuni tratti sono stati rifatti ultimamente e danno la possibilità a tutti di scoprire zone che sono davvero molto belle. Il momento più bello, secondo i ciclisti e secondo chi segue le gare, ovviamente è quello del rifornimento per rinfrescarsi, con Emanuele Marianeschi che distribuisce ghiaccio da mettere nelle borracce con il cocomero dolcissimo e senza semi e con i tanti dolci che hanno accompagnato questa avventura. E poi si va tutti quanti al traguardo, ospiti della festa di Ammeto con il pasta party e con le premiazioni, ma resta nel cuore di tutti una giornata davvero speciale, una giornata di fatica, è vero, ma dove ci si è divertiti tanto e questo ci voleva in una torrida giornata di agosto, ritrovare il piacere di pedalare tutti insieme e andare
a staccare il tempo a cronometro per misurarsi l'un con l'altro. Io porto i saluti dell'amministrazione e con molta felicità, con molta gioia posso dire che oltre al patrocinio abbiamo dato un piccolissimo contributo. Per noi queste manifestazioni sono importantissime, danno lustro al territorio, fanno sì che Marciano diventi centrale su manifestazioni che spero diventino delle classiche. Quindi io con molta gioia vengo qui semplicemente a rappresentare l'amministrazione, a dire che benvengano queste iniziative, speriamo che ce ne siano sempre di più, ma oggi voglio semplicemente ringraziare gli organizzatori e i tanti atleti amatori che vengono qui a conoscere il nostro territorio, che vengono qui a fare una pedalata, sicuramente con spirito goliardico, quindi l'importante è stare insieme, poi ci sarà il pranzo, ma sicuramente c'è una conoscenza del territorio che probabilmente alcuni non avevano. Quindi io ben felice di darvi un saluto, semplicemente è un ringraziamento, e spero che ci ritroveremo l'anno prossimo con altri numeri sempre più importanti, con altre manifestazioni. Grazie davvero. No, questa è una bella manifestazione. Marianeschi ha fatto veramente una bella manifestazione, ha creduto nel circuito Terre d'Etruria e gli sta dando i frutti perché ha fatto quasi 500 persone. Quindi. Tira là. E Michel che riprende. E io che riprendo. Che? Una maglia diversa. No, quella sì, a casa. Perché non è quella disciplina. Ah, non è quella disciplina. È giusto, il regolamento va rispettato. Una, è sempre rispetto. Io vado al regolamento. Bravo. Io vado al regolamento. Mi pare che possiamo essere soddisfatti, no, come ACS. Possiamo essere soddisfattissimi, una bellissima giornata di sport qui a Marciano, dove ACS crede in questa manifestazione. Auguriamo agli organizzatori, Emanuele in prima persona, diamo il merito di questo successo, sperando che negli anni successivi sia ancora di più successo, e ne siamo sicuri e convinti di questo, che lo sarà. Prossimi appuntamenti per la CS, perché sono tanti. Sì, nel mese di settembre diciamo facciamo una chiusura scoppiettante, partiamo dal 1° di settembre a San Gemini col 4° trofeo Città di San Gemini amatoriale. Poi andiamo al 14 di settembre a Narniscalo con il campionato nazionale a cronometro, LCS, e il 15 facciamo il campionato nazionale su strada a Civita Castellana nel Lazio. Il 21 settembre faremo un raduno in ricordo di Edmund Kaminski, il prete che qualche anno fa purtroppo ciclista che a causa di un incidente stradale ha lasciato la vita sulla strada. Concluderemo poi il 13 ottobre con il trofeo ICS a Narni Paese con il trofeo degli allievi, sempre comunque patrocinato e sponsorizzato da ICS. Piccoli fotoreporter, crescono, sono i momenti che precedono la partenza, sono in tanti a partire, e soprattutto quello che sorprende è il numero delle donne, 31 sono quelle al via. Un segno evidente di come il cicloturismo appassioni e coinvolga anche le donne. Fanno gruppo e soprattutto pedalano bene. Sono tanti i maschietti che sono finiti dietro, perché ce n'è qualcuna che va davvero molto forte. L'AIX nazionale ci ricorda l'impegno per questa manifestazione, perché tutto possa andare bene. Qui ci sono due marchi storici di Foligno, due società storiche. E poi lui c'è, perché ha la barba come il sottoscritto. Avrà fatto un fioretto anche lui, non lo so. Sta di fatto che siamo alla partenza con Fabrizio Amadio, che è lo speaker ufficiale che fa il countdown. La virtù dei forti e la calma. Guardate Mario Panichi che alla partenza sta pulendo gli occhiali. È vero, è una cicloturistica, non c'è problema, non c'è pensiero di partire per primo, però lui la prende con calma, probabilmente già pensa al 15 di settembre con la cicloturistica seconda tappa per l'Umbria,
delle Terre d'Etruria, che sarà valida anche per il campionato italiano. Sarà un grande appuntamento a Castiglione del Lago con i borghi più belli d'Italia. E intanto noi ci gustiamo il racconto con le salite, con i passaggi, con i ristori, per farvi vedere come è stata la festa, come è venuta questa festa organizzata dalla LSB di Emanuele Marianeschi, la Cycling Equipe, che da questo appuntamento ha tratto molti pensieri che possono essere utili per il suo negozio. È un negozio un po' particolare, ma un negozio dove trovate sicuramente l'amicizia e la capacità di Emanuele Marianeschi per accontentarvi. Si va in salita, il traffico è aperto alle macchine perché è una cicloturistica, bisogna fare attenzione, bisogna tenere la destra, rispettare il codice della strada, però sono state scelte strade e percorsi che il fondo perlomeno lo hanno accettabile. Molti tratti sono stati riasfaltati e quindi con una possibilità maggiore di poter essere percorsi e percorribili. Tutto per andare da Marsciano al Monte Peglia, tanto per essere chiari, dove ci sono tutti i ripetitori di tutte le televisioni, sia quelle nazionali che quelle locali. Si arriva fino su in cima, c'è il ristoro dove potersi rifocillare e poi c'è un altro tratto che è un po' di discesa e un po' di salita, dove c'è l'ultimo appuntamento con il cronometro. Si fa la somma dei tempi e per la somma dei tempi poi si darà la classifica. È un po' una novità questa che noi già una decina di anni fa dicevamo che poteva essere il futuro. Fare la cicloturistica, quindi dare la possibilità a tutti di divertirsi e poi inserire dei tratti cronometrati in salita, ovviamente per dare quel pizzico di pepe, per la tigna, per la sfida, per misurarsi con il cronometro. E devo dire anche che siccome i risultati sono in tempo reale online, tutti con il cellulare durante il pranzo per vedere come sono andati i tempi, i propri e soprattutto quelli degli altri, e fare ovviamente gli immancabili commenti. Adesso noi ci trasferiamo a quelli che sono i ristori. Due, uno per acqua e sali e uno, quello più ricco, con la frutta e il dolce, per fare un po' di forze per ritornare a pedalare con tranquillità. Una decina di chilometri, un altro discorso. Scusi, come andiamo? No, dico, per adesso va bene, per adesso. Senta, ma ha tolto la sciarpa? Sì, sì, l'ho tolta. Ho visto che sulla salita aveva la sciarpa rossa intorno al collo. Io vado a finire. Sì, ma secondo me non era la sciarpa. No, no. Era la lingua. Aspettiamo quell'altro. Oh, oddio, ma perché Marco non sconsente? Aspettiamo quell'altro e andiamo. Sì, se lo leviamo il tappo però forse è meglio, se lo leviamo il tappo, emozionata, vista telecamera, no! Oh, ecco, oh, adesso va bene, manca più, fallo fare a chi c'ha la forza, è vero, allora tocca chiamare qualcun altro, approfittiamo, Ale. Tendevo a portare perché non mi abbocca. Sono ingrassato, piccolo. Non ho messo mai, sono andato a provarlo stamattina che era abbinato con la maglia era tua. Perfetto. Io correvo in bicicletta, Sì, va bene. Eravamo giovani. No, ma io adesso che vo forte.
una volta me, cosa, ma adesso pedalo. Una volta c'era Coppi, c'era Bartoli che mi davano uno mi devono un po' la fama. Sì, ma che ci stanno a fare le pippe qui? Le pippe? Ma le do io. Ma perché siete passati? Noi siamo venuti su da quadro. Le mani, guarda. Perfetto. Guarda, se io faccio un po' così, guarda che vedi che succede. Prima c'è stava tutto il liquido bianco, un po' capito. E sono dei passati? Per quadro. Che è l'alternativa di quella che fanno questi. Va bene. No, no, io salita. È una bella salita, Ecco. Oh, c'hai polpacci come la Giulia, io gira da imbecille. Dica! È passata la paura. Sì, dai, siamo a buon punto, quindi contento, contento. Ci siamo. È quello che volevo, insomma. Non tanti complimenti, quello non mi importa niente, l'importante è che stanno bene, quello è l'importante. Grazie. Eccolo. Oh, hai capito? Ma guarda chi c'è. Hai capito? Ma no. È risorto. È risorto. Mio signore, come sta? È Pasqua. Ecco, di qui mi difendo bene. Guarda che tre volte. È vero, questa il è. Trio, Dio Madonna. Questa è la storia, eh. Le botte, ragazzi, le botte. Il ghiaccio è perché sta poco bene. Ale, dai groppino. Il ghiaccio è perché fa bene. Dai groppino. Ah, dammi un po' di cubetti. No, senti che gusto. Allora? Mi pare che le terre di Etruria, vanno forte, Sempre meglio, dai. Bella organizzazione come sempre, i percorsi sono bellissimi, complimenti agli organizzatori, poi il territorio questo parla da solo, è veramente bello, avere anche adesso veramente il territorio è completo perché c'è l'Umbria e c'è la Toscana e quindi racchiude un po' tutti i percorsi e le bellezze dei posti, che è lo scopo poi di questo circuito. Insomma. Daniele ci ha perso il secondo tempo. Hai chiesto per i tempi? Ho chiesto. Da lui. Questo è micidiale. Sì. sì. I giusti spazi. Temponi, parleranno i tempi. Sì. Adesso quando arriviamo vedremo le sorprese. Partenza ore 8:30, arrivo alle 12, insomma, per fare i due percorsi, uno da 80 km e uno da 73, questo è il tempo. Si ritorna al parco di Ammeto dove c'è la festa in corso e dove ci si diverte tutte le sere con l'immancabile cucina. È il modo per vivere Ammeto e per stare insieme. Si mangia con le penne, zucchine e speck, con prosciutto e melone, con
una bella fetta di crostata, tutti quanti insieme aspettando ovviamente la premiazione per ricordare quelli che sono stati i protagonisti e i vincitori con il team Teco, abbiamo detto che ha vinto la classifica per il numero di partecipanti, perché nelle cicloturistiche è vero che ci sono questi tratti cronometrati, ma si premia il numero e la partecipazione. Si parte e si arriva insieme, ci si aspetta. Quasi tutto il gruppo arriva compatto al traguardo. E questo perché è un po' una tradizione, è il sentirsi stare insieme e far parte di un gruppo. Arrivano dalla Toscana, arrivano dal Lazio, dalla Romagna, insomma le terre d'Etruria coinvolgono e portano un bel numero di partecipanti. Sono quasi 300 gli abbonati a questo circuito, probabilmente il circuito cicloturistico più importante di tutto il centro Italia. E sono in tanti quelli che si sono presentati per questa giornata, per questo secondo appuntamento con la MPM Marciano Peglia Marciano, una bella gara, una gara che ha dato sicuramente importanza, valore, che ha dato questa capacità di trovarsi tutti quanti insieme, è il cicloturismo, è fatto così. La premiazione è solamente il modo per confermare come cresce il pubblico. Ma noi adesso andiamo dallo chef a sentire quelle che sono le cose da mangiare in questa giornata e poi le interviste che chiudono la nostra trasmissione. No, che devo dire? Salve, buongiorno. Salve, lo chef che cosa consiste? Non sono lo chef, sono l'aiutante. L'aiutante chef. L'aiutante abbiamo delle penne con zucchine e speck. E poi dovrà sentire la gente se gradisce, se lo chef che è in cucina ha cucinato bene. È vero, io non l'ho assaggiato, ecco. Quindi inteso dirmi. Ah, ecco, ecco. Siamo di assoluta di qui, eh? Io ricevo un battesimo da mia compagna. Pedalà sei una pippa. Niente, zero. Ma magna. Magna. Quando fai il montaggio metti anche il ristoro. Il ristoro. Che così viene completo. Già ci sei. C'era Simone Lanzillo che ha vinto le strade bianche 2 anni fa, Simone Lanzillo ha vinto. Vedi? Mi dica. No, dico per San Fagondino che volemo fare? Non lo so, dimmi te, io sono disposto a tutto. Ma sei disposto a tutto, mi pare che il piatto già testimonia quello che vuoi fare, insomma. Certo. Ecco. Siamo arrivati, a casa hai telefonato, sì. Sì, potrei dire anche quella del Costacciaro, però te la evito oggi, perché quella, tu la sai qual è quella del Costacciaro, no? Sì, sì. Ah, ecco. Sì. Io no, però. Dopo ve la dico in separata sete. In chiusura le classifiche aggiornate con le 3 prove cronometrate in salita, con il tempo di 19.42 la gara la vince Daniele Rellini di Gioia Cycling Team con la seconda posizione, con il tempo di 20 netti Paolo Corridori della Petrignano, che precede David Meucci, Paride Sereni, Michele Grigioni e Lorenzo Calzona, tutti della Petrignano. E poi abbiamo la 7ª posizione per Fabio Guidoni dell'Unione Ciclistica Trasimeno, che chiude con il tempo di 20 e 27 davanti altri 2 compagni, Yuri Botticelli e Mattia Burini. La 10ª posizione per Lorenzo Galli della Cicli Falaschi, tempo 20 e 49. E poi 11° è Simone Lanzillo di Gioia Cycling Team, che chiude invece con la sua classifica con il tempo finale di 20 e 50. Questi sono i risultati per quanto riguarda la Mediofondo MPM Marciano Peglia Marciano, con quelle
che sono le classifiche aggiornate, che comunque potrete controllare sempre sul sito della icron.it, che è stato la gestione delle classifiche per la gara di Marciano.